Bentornati sul canale del Nabbo, continuiamo con Suicoden, siamo a Seika, dobbiamo trovare Matthew. Ehi, avete idea di dove viva Matthew? Nella casa su quella collina laggiù. E sarebbe stato molto carino se non avessero messo ritratto e nome già adesso, comunque quello è Matthew, ovviamente. E qui dovremmo incontrare dei personaggi. Allora, più che personaggi interessanti sono dei bambini. Mi piace il maestro Matthew, ma ci carica di compiti. Indovina, ma non dirlo a nessuno. Ho deciso di sposare il maestro Matthew. Il maestro Matthew sta passeggiando. Allora ragazzi, o tu sappiatelo, se non vi chiamate Shu, vi cambio il nome. Uno di voi due è Shu. Perché uno di voi deve essere Shu di Suicoden 2. Tu, credi di fregarci? Tu sei Matthew? Sì, sono Matthew. Cosa posso fare per voi? Siamo qui per onorare l'ultima richiesta di Odessa. Ci ha chiesto di consegnarti questo orecchino. Ultima richiesta? Capisco. Così è morta. Era una brava donna, ma si è rovinata, unendosi a quel cosa? Non mi piace il tuo tono. Cosa diavolo c'è di sbagliato in quel che faceva Odessa? È stata sciocca. Sapevo che sarebbe finita così. Non posso accettare questo orecchino. Andatevene, per favore. Interessante reazione. Vediamo se possiamo fare qualcosa parlandogli ora che sta dentro casa. Non voglio avere nulla a che fare con Odessa. Ora lasciatemi solo, per cortesia. Ok, quindi quando le cose stanno così, di solito dobbiamo andare alla locanda. Ma questo non è uno di quei casi, a quanto pare. Ma chi diavolo è questo tizio? Mi dà la nausea. Anche a me. Ma perché Odessa ci ha chiesto di vederlo? Ehi, fuori dai piedi. Liberate la strada. I soldati imperiali si dirigono verso la casa di Matthew. Mi chiedo che stia succedendo. Andiamo subito a controllare. Che fate? Cosa pensate di fare a quel bambino? Matthew Silverberg, sei richiamato in servizio nell'armata imperiale. Non c'è ragione per cui un ottimo stratega come te sprechi il suo talento in questo patetico villaggio. Uno come te, un eroe della battaglia di Calecca. Rifiuto! Ne ho abbastanza della guerra. È da tempo che conduco per scelta una vita povera e isolata. Lord Kazim Hazil ci ha ordinato di portarti da lui ricorrendo alla forza, se necessario. Non ho alcuna intenzione di tornare al servizio dell'impero. Davvero? Se scegli di essere cocciuto, a questo ragazzino potrebbe accadere qualcosa di spiacevole. Potremmo inviarlo alle miniere di Banar, ad esempio. Lì si lavora duro. Chissà per quanto reggerebbe. No, no, aiutami, dottore! Aiuto! Lasciatelo andare! Subito! Sembra che le cose si mettano male. Cosa dovremmo fare, padroncino? Ovviamente li aiutiamo. Bene, agiamo subito. Oh no, ancora problemi. Non è facile servirvi, padroncino. Su, Cleo, so già che ti divertirai. Padroncino, andiamo. Aspettate, è contro di noi che dovrete combattere. E voi chi sareste? Dei viandanti di buon cuore. Qui mi dispiace solo che non ci sia la scelta, tipo noi siamo il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Chiunque siano, catturateli! E questo è il momento buono per far vedere un po' di rune. Ancora non ne ho usata neanche una, no? Durante questa let's play. Allora, con la morte di Odessa abbiamo sbloccato la prima magia della runa mangiatrice di anime. Disintegrazione. Usiamola. Tu, sì, attacchi questo. Tu pure attacchi questo. Tu dovresti avere la tua runa di fuoco, ecco, per l'appunto. Freccia ardente, usala su questa truppina.
Sì, qualcosa mi dice che questo blu non dovrebbe essere blu, però dettagli. Che orrore, tutte queste uccisioni di fronte a un bambino. E basta? Non hai nient'altro da dire? Ok. So chi sei. Tyrann, figlio del generale Theo McDolly. Come lo so? Mi tengo ancora in contatto con alcuni amici nell'armata imperiale. Quei soldati imperiali ti hanno chiamato Matthew Silverberg. Esatto. Odessa Silverberg, era mia sorella. Ma allora, come hai potuto dire cose così terribili sul suo conto? Decisi che non avrei mai più preso parte ad alcuna guerra, ad alcuna uccisione. Odessa non fece altrettanto. Lei scelse di lottare per quello in cui credeva. Come mi ha descritto Odessa? Solo come un uomo di nome Matthew nel villaggio di Seika. Capisco. Immagino non mi abbia mai perdonato. Odessa diceva che un uomo forte che non usi le sue abilità è un codardo. Sì, sono un vile. Preferisco essere chiamato codardo che dover contemplare di nuovo quell'orrenda vista. Anche se questo significa essere rinnegato dalla mia stessa sorella. Orrenda vista? Vedere la gente morire per via delle mie azioni. Amici e nemici, insieme. Ma oggi ho compreso qualcosa. Anche se chiudo gli occhi, il mondo non scomparirà. D'ora in avanti lotterò per quello in cui Odessa credeva. Accetterai questo orecchino, dunque? L'orecchino? Dovresti essere tu a tenerlo. Perché? Guardalo attentamente. C'è una mappa incisa in esso. Questa mappa mostra la posizione del nascondiglio dell'armata di liberazione. Chiunque la indossi è destinato a guidare i combattenti per la libertà. Io sono un esperto stratega e ufficiale medico, ma non sono adatto a guidare l'armata di liberazione. Al contrario, tu, Tyr, sei un comandante nato. Sono certo che Odessa l'avesse compreso. Per questo ha voluto che io ti incontrassi. Per favore, accetta l'orecchino e vivi il tuo destino come comandante dei combattenti per la libertà. Lo farò. Grazie, Tyr. Da questo momento in avanti, voi siete il comandante dell'armata di liberazione. D'ora innanzi mi rivolgerò a voi chiamandovi comandante Tyr. Gremio, Cleo, cosa farete voi? Non potrete tornare a servire l'impero. Dovunque voi andiate, io vi seguirò, padroncino. Sono sicuro che padron Theo mi perdonerà per questo. Anch'io sono dei vostri. Non riesco più a sopportare la corruzione dell'impero. Comandante Tyr, come vostro stratega vorrei offrirvi il mio primo consiglio. Per resuscitare l'armata di liberazione bisogna reclutare dei volontari, persone avverse all'impero. Ma per farlo abbiamo bisogno di un quartier generale. Hai ragione, è un peccato che il nostro nascondiglio all'Enan Camp sia stato distrutto. Sto pensando a qualcosa di molto più ambizioso, un luogo che possa reggere contro l'armata imperiale. Nel mezzo del lago di Thoran c'è un castello abbandonato che ben si adatta ai nostri scopi. Perché non ci dirigiamo a Kaku, una città sulle rive del lago? Non vieni con noi, Matthew? Devo prepararmi per il viaggio. E sarà il caso che lascia i bambini i compiti a casa per almeno un anno, li faranno sicuramente. Vai da un bambino e dille, senti, questi sono compiti a casa per tutto il tuo prossimo anno, mi raccomando, falli tutti, vedi come li fa subito immediatamente. Ok, quindi Kaku, dirigiamoci prima verso Kaku, da lì sarà più semplice raggiungere il castello di Thoran. Allora, prima di andare a Kaku fatemi dare un veloce sguardo ai negozi. Anzi, sapete che c'è, andiamo a Kaku. E comunque, grazie alla potenza dell'editing, io i negozi li ho guardati lo stesso. Kaku.
Di sicuro sarà qui sul fiume. Eccolo qua. Allora, Gaku. Tu forse? No, tu sei Meg, giusto? E voi che sareste, armata di liberazione? Allora, siete contro l'impero. Ora però, ho altro da fare. Cerco una persona. Magari lo conoscete, il suo nome è Giuppo. È mio zio, ed è anche un illusionista. Sì, poi più avanti ci pensiamo, Giuppo. Adesso io sto cercando una persona molto particolare che non mi ricordo esattamente dove sta. Probabilmente sarà qui... in quel piccolo edificio locanda, immagino. Esattamente, eccoti qui. Taiho? Ah, quel tizio. Tu, ora ti ho preso, furfante. Dite a me, cosa ho fatto? Mi chiedi cosa hai fatto? Ah, adesso sei mio. Deprederò la tua tomba. È lo slogan di ogni creditore che si rispetti. E tu non potrai mai sfuggire a Camille la diavolessa. Che è sto chiasso? Sarebbe un'amica di gremio? Ma... Non ne ho idea. Forza, ora ridammi i soldi che mi devi. Muoviti. In contanti. Saranno 2 mesi che ti cerco. Gremio, hai un debito? Santi numi, certo che no. Speri di cavartela a suon di balle, eh? Ma ho qui la prova, guarda questo. Vediamo un po'. Oh, questa è la ricevuta per il banchetto con padron Teo. Devo anche pagare l'albergo, a quanto pare. Aspetta, vuoi che ti paghi questa somma adesso? Tu stai fuori, ragazza. Già, ora. Fuori i soldi. Oppure puoi pagarmi in natura. Insomma, può essere una buona, una cosa interessante vedere un pagamento in natura. Una volta tanto, è tanto tempo che non vengo pagato in natura. Insomma, ho una grandissima voglia di essere pagato in natura. Passa di pantaloni, andiamo avanti. Fammi vedere, gremio. Dunque, allora, ora come ora, tra le altre cose, vedi, siamo leggermente, ma leggermente proprio, a corto di liquidità. A proposito, gentilissima fanciulla, sembra che voi conosciate Taiho. Lo conosco. Può dirci dove trovarlo? Certo, appena mi pagate. Gli affari sono affari, giusto? La situazione è questa. Al momento non disponiamo di quel denaro, ma appena troveremo Taiho, cercheremo un modo per procurarcelo. Quando avremo un po' di soldi, verrai pagata come promesso. Ehi, voi volete fregarmi? Oh no, niente affatto. Maledetti pezzenti. E va bene, dai. Ma fino a quel momento state certi che non vi mollo. Camille si unisce al gruppo. Dunque, dove possiamo trovare Taiho? Di sotto, come al solito. Chiedi al capo. Proprio un acquisto azzeccato. Quindi, di sotto, come al solito. Questo è Taiho. Questo è suo fratello Yamko. Li rivedremo anche in Suikoden 2. Che? Navigare fino al castello di Toran? Voi siete fuori. Quel posto brulica di mostri. Per accompagnarvi là dovrei mettere a rischio la pellaccia. Faremo così. Dato che questo viaggio è un azzardo, allo stesso modo anche voi dovrete fare una scommessa rischiosa. Dovrete scommettere tutto ciò che avete. Ci state? Facciamo tutto ciò che ho, comprende anche i vestiti? Non vorrei rimanere muta, ma sì, scommettiamo, anche perché lo dobbiamo fare per forza. Allora è deciso, ora è tardi per pentirsi.
Devo spiegarmi, in questo gioco tu e io tiriamo dei dati, chi ottiene il numero maggiore vince, ovviamente. Si tirano tre dadi alla volta e se due combaciano il terzo dado sarà il tuo punteggio. Quindi in pratica se buttiamo i dadi e otteniamo un 2, 2, 3, il nostro punteggio sarà 3. Se il nostro avversario fa, che ne so, un 1, 1, 2, il suo punteggio sarà 2, 3 vince sul 2, quindi abbiamo vinto. 4, 5, 6 sono buoni numeri, così come le coppie, eccetto una coppia di 1, non le coppie, ma i tris. Iota. Allora, 4-5-6 è una vittoria automatica che ci fa guadagnare il doppio di una vittoria normale. Un tris, quindi un 2-2-2 o un 3-3-3 o un 4-4-4 ci fa guadagnare vittoria automatica, ovviamente, 3 volte tanto. Un tris di 1 invece 1-1-1 ci fa perdere in automatico 3 volte tanto e un 1-2-3 ci fa perdere in automatico il doppio di quello che abbiamo scommesso. Se tre facce combaciano e uno storm, 3-1 è un brutto affare, paghi il triplo. Qualsiasi altro storm è favorevole, ricevi il triplo. Se non riesci a fare punti in 3 tentativi o se i dadi escono dalla ciotola, allora hai perso. Questo gioco non ha un nome specifico in Suikoden 1, è un dato di fatto però che grazie a Suikoden 2 sappiamo che si chiama Chinchirorin. Il Chinchirorin di Suikoden 1 è fantastico, è il motivo principale per cui ho preferito la runa dell'esperienza, la runa divina, piuttosto che la runa per avere Poch, perché grazie a questo gioco, una volta che potremo giocarci quando ci pare, sarà facilissimo arrivare al massimo di soldi in pochissimo tempo, perché funzionerà in modo tale che la puntata passa alla mano successiva. Quindi mettiamo caso che puntiamo 10.000 e vinciamo 30.000, puntiamo i 30.000, poi vinciamo magari 90.000, poi ripuntiamo i 90.000 e così via, non si ricomincia mai da capo. Quindi si arriverà a un punto in cui magari abbiamo 400.000 nella ciotola, li ripuntiamo in un botto solo, arriviamo magari a 999.000, ci vuole veramente veramente poco. Fare soldi in Suikoden 1 è facilissimo, ovviamente ricordatevi di salvare prima di giocare. No, non mi interessa che tu mi rispieghi tutto, giochiamo, tocca a te. Una cosa importante è che non mi sento... Hai fatto un 3, bastardo, sei cominciato bene. Che brutto lancio. Che brutto lancio che ho fatto. Comunque, stavo dicendo, una cosa di cui non sono certo, ma... di cui sono abbastanza sicuro, è che la statistica di fortuna del nostro personaggio principale... abbia valore riguardo al punteggio che possiamo ottenere. Quindi in pratica più è alta la nostra fortuna, più è probabile vincere, se ben ricordo. Almeno sono abbastanza convinto che sia sicuro, che sia così. Come dicevo, non posso metterci la mano sul fuoco, però è molto molto probabile. Ok, nessun punteggio. Questa mano dovrebbe essere facile se riesco a non lanciare di nuovo i dadi fuori. 4, 5, 6. Guarda là. Paghi doppio, amico mio. Pare che la fortuna mi sorrida. Preferisco bazzicare con la gente fortunata. Ehi, Bianco, andiamo a preparare la barca. Eccomi, arrivo. Ci risiamo coi colpi di testa del fratellone. Ehi ragazzi, vi aspetteremo al porto. Ok, abbiamo una barca. Una barca che ci porterà al nostro nuovo castello. Che poi chiamarlo castello per me è un po' un'esagerazione. Comunque, Yanko, amico mio, siamo pronti a partire. Questo sarebbe un castello. È una roccia. È una fottuta roccia. È una roccia con una grotta dentro in mezzo a un lago. È una roccia, come si fa a chiamarlo castello? Sul serio, come cazzo si può chiamarlo castello? Oh mio Dio. Castello di Thor, guarda lì. Questo è davvero un luogo malefico. Sicuri che troveremo un tesoro? Non lo so, Victor ne era convinto. Wow, che postaccio, sarà pieno di mostri. Lasciateli a me. Vai anche tu. Fa attenzione, mi raccomando. Naturalmente, non me lo perderei per nulla al mondo.
volta che si unisce al gruppo, sinceramente non mi dispiacerebbe avere anche Yamko, perché se ben ricordo i due hanno un attacco combo abbastanza interessante. Comunque sia, farò a un certo punto una puntata extra con tutti gli attacchi combo del gioco, quindi lo vedrete di sicuro. Questo comunque è tutto per questa puntata. Nella prossima conquisteremo il castello di Thoran. Nel frattempo auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.